Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand. Allora, buongiorno, io mi chiamo Taietti, sono un istruttore cinofilo, ex istruttore militare, istruttore per varie forze di polizia. Questa dove vi trovate è un'accademia di cani, una delle prime in Italia, che venne fatta per la protezione civile circa 30 anni fa. In seguito si perfezionò e preparò cani per altri motivi. Adesso li stiamo preparando per l'ubbidienza, la difesa personale e usiamo alcuni cani per la ricerca di sostanze stupefacenti. I cani che vedete qui, cominciando da quelli sono allievi, quelli lì che non sono sui cubi, e questi invece che sono sui cubi sono già cani un po' più perfezionati o più bravi. Le razze che vedete qui sono le più variegate, da un bulldog a un rottweiler a un San Bernardo addirittura, ai Berger Blancs, a uno schnauzer che si sta addormentando, Nana che si è svegliata adesso di colpo. Abbiamo dei pastori tedeschi, un Terranova che andrà in pensione nei prossimi giorni, un altro Berger Blanc e un meticcio. I più bravi hanno i nomi sotto, che vuol dire che sono veramente bravi, che hanno fatto diverse cose particolari. Oggi saremo qua per spiegare come si addestrano i cani. Bisogna dire una cosa. Ci sono tanti tipi e tante scuole di addestramento. Ci sono scuole civili, scuole di classe militare, scuole di impostazione tedesca, scuole di impostazione francese, americana e via. La nostra è una classica scuola militare di impostazione tedesca, antica, cioè che è stata creata per aiutare i militari in determinate situazioni. Gli ordini sono un po' più secchi, sono un po' più forti, sono dati in un tedesco magari maccheronico, ma sono abbastanza più precisi. Tutti i cani devono seguire una determinata prassi, che è quella della socializzazione, stare insieme, non avere aggressione e una serie di esercizi controllatissimi. Adesso vi facciamo vedere come si fa. Una cosa è molto importante: quando una persona vi affida un cane da istruire, l'istruttore deve valutare questo soggetto. Vedete qui che ci sono, oltre ai pastorodi, sono dei molossoidi e ci sono dei cani vecchi, antichi, pesanti, come livella. Ecco, non si istruisce il cane, di solito si istruisce il padrone a capire il cane, perché in genere quello che uno vuole dal proprio cane, quello lo sa già fare, seduto a terra, vieni e vai. E non è tanto semplice farlo capire al padrone, perché il padrone pensa sul metro umano. Pensando sul metro umano, considera il suo cane non normale, invece no. I tipi di guinzaglio e di collare che usiamo noi, non usiamo nessun collare a strocio, usiamo il semistrocio ma chiuso, cioè che non può chiudersi, usiamo delle pettorine in alcuni casi, ma è una concessione speciale solo per alcuni cani un po' frufru, diciamo, usiamo dei collari molto larghi e via via. Vi diamo un'idea, quando una persona si presenta, cominciamo da voi quattro, ecco, da loro quattro. Loro quattro sono degli allievi, guardate un po', mettetevi là di fronte a me, tutti e quattro. Giratevi. Ecco, vedete che la signora del Buddha ha già delle difficoltà, no? E il Buddha vuole andare dove vuole. Ci vuole un attimo di pazienza. Vedete, sono due rottweiler femmine, un bulldog e un San Bernardo. Più disparità di queste è una cosa veramente incredibile, però proviamo. Ecco, questo sarebbe il seduto accanto al padrone, in questo caso non è fatto molto bene, però loro piano piano lo perfezioneranno. Così come siete, muovetevi, avanti, fus, state fermi voi, Vedete anche il movimento di queste persone, non è proprio fluido, dietro, avanti, fus. Ma l'importante è che stiano insieme, non si aggrediscano, non si facciano del male e non facciano del male agli altri. Giratevi, stay, sit. Oh, la signora del bulldog ovviamente ha una grossa difficoltà, dovete calcolare che il bulldog non è un cane da istruirsi in questa maniera, però lui si impegna tantissimo, Platz! Sit! Così come siete, avanti, fus. Adesso vi giriamo, eh.
Dietro. Plat. Caput. Questo è difficile, è un esercizio veramente particolare e difficilissimo. Molto pericoloso questo, eh? Vedete là che si stanno scambiando dei baci. Chi non ci riesce non lo faccia, eh? Non preoccupatevi. Ecco. Il caput è un esercizio di controllo, ossia vuol dire che il cane si sottomette pienamente al padrone. In questo caso vedete le due Rottweiler belle e tranquille, ma quei due tizi lì non hanno nessuna intenzione di sottomettersi ai padroni e ci vorrà del bel lavoro. Allora, così come siete voi quattro, venite e mettetevi là adesso e scegliamo quattro cani da far vedere come si può, cosa si può ottenere quando si è pronti. Facciamo così, facciamo Melli, te, Saffi, Saffi. La signora, dai. No, no, mettetevi là, mettetevi là. Così come siete. Ecco, questi sono già impostati, eh? Vedete bene che c'è un Berger Blanc Suisse, uno schnauzerino femmina piccolina, che è una rarità vedere lavorare un cane così, e due pastori tedeschi. Avanti, fus. Questi sono già molto più impostati, vedete? Dietro. Avanti, fus. Attenzione che vi uso tutti, bene o male. Dietro. Plat. Ecco, questi possiamo anche lasciarli lì. Lasciateli. Allontanatevi, via. Ecco, nel nostro regolamento, nella nostra legge, nell'esame di Stato che facciamo noi, devono stare 4 minuti da soli, con effetti disturbo, in mezzo a cani, in mezzo a persone, in mezzo a rumori, in mezzo ad altre cose, ma non devono muoversi. Tornate a prenderli. Avanti, fus. Guardate adesso che è un'impostazione veramente diversa, guardate. Dietro. Mentre venite avanti lasciateli in piedi, avanti, fus, pronti, stai, via. Vedete il controllo di questi animali, c'è la porta aperta, ci sono altri animali, però sono lì tranquilli, fermi. Tornate a prenderli, passate a destra, entrate a sinistra. Ecco, voi guardate perché il giorno del mai ci riuscirete anche voi. Avanti, fus. Dietro. Voi quattro lasciateli a terra, togliete i guinzagli, lasciateli, venite via. Un bel controllo è questo, giratevi. Uno per volta, quello bianco, la schnauzerina, sei la schnauzer tu. La Saffi? Quest'altra? Ecco, questo vuol dire che hanno un notevole controllo. Tornate ai vostri posti. Allora, per farvi vedere come si fa a fare questo tipo di esercizio, vieni. Venga anche lei, Marisa. Lui lo teniamo per l'elicottero. Take seat. Sì. Allora, sì. Mi fa vedere il suo collare? Allora, la signora usa, vedete, un guinzaglio di cuoio. Perché un guinzaglio di cuoio? Perché il guinzaglio di cuoio non rovina le mani. Questi sono animali che tirano. E soprattutto un semistroccio. Questo è un semistroccio. Vuol dire che non chiude mai il collo del cane. Lo stringe leggermente. E quando fosse possibile, non usiamo neanche il semistroccio, ma dei collari molto pesanti. Come si fa ad ottenere un fus alla gamba? Si comincia col mettere il cane vicino e si mette la mano sul fondo schiena, fate finta di mettere la mano, e lo abbassate, lo tenete vicino. Inizialmente farete un po' di fatica, però dovete farlo. Non fatevi impietosire dagli occhi di qua e di là, perché un cane disubbidiente vi può rovinare la vita, eh? Ci vuole molta, molta pazienza. Vi faccio vedere il Terranova, perché il Terranova ha 9 anni, quasi 10, che è una rarità vedere un Terranova che vive tutti questi anni e che soprattutto ha lavorato e può lavorare. La signora invece ha preso questo cane, che è un meticcio, e lo sta, come si può dire, lo sta aiutando a entrare nella vita. Poi ha preso il canile. Ha preso il canile, quindi ha avuto qualche problema e deve per forza adattarsi.
Così come siete, mentre andate avanti, fate vedere a tirare indietro un attimino la il guinzaglio. Avanti, Fus. Quando il cane, quando fate il Fus, il cane va in avanti, date un colpettino indietro. Ecco. Giratevi. Avanti, avanti ancora. Date il colpettino. Stay! Quando dovete dare il comando, vi fermate. Quello che è importante, fallo sedere, è che le zampe del cane siano pari alle vostre gambe. Se le gambe del cane sono avanti, vuol dire che il cane è più forte di voi. Se le gambe sono indietro, vuol dire che il cane è più debole e ha paura. Lo dovete coccolare e portare avanti. Noi non diamo cibo ai cani. Perché non diamo cibo ai cani? Non diamo cibo ai cani perché noi li addestriamo nel tempo. Non è una scuola inglese o americana dove con 7-10 lezioni, se gli date il cibo, si siede di qua e di là e fa quello che vuole. No, qui deve per forza ubbidire. Avanti, Fus. Giratevi. Vi sono degli esercizi di controllo molto difficili, per esempio questo, che è basato sul suo linguaggio. Guardate, lo fai prima te, se ci riesci, perché le gambe del padrone sono troppo piccole rispetto alle gambe del cane. Gamba destra, questo sembra facile, ma è molto difficile. Ci vuole un notevole controllo del cane. Va bene, legalo. Due. Girati. Stay seat. Marisa. Ecco, Marisa sta cominciando a imparare. Va bene, lo leghi. Ecco. Allora, come prima lezione vi abbiamo fatto vedere come si fa a fare un Fus. Quello che è interessante, magari prossimamente vi faremo vedere come si tengono i cani insieme, tutti liberi, e lì diventa veramente difficile. Per adesso accontentatevi per questa lezione, va bene? Portate i vostri cani sui cubi. Crushed it, but it's in the past. We can make this make through the